Il piacere della lettura oggi ci porta a compiere un viaggio davvero inedito in una delle figure chiave della nostra storia e nell'evoluzione soprattutto del nostro Sud Italia e in particolare nel regno delle due Sicilie. Sto parlando infatti di Manfredi figlio di prediletto e successore del grande Federico II di Svevia. La sua storia, ma soprattutto l'epoca cruciale in cui ha inciso, sono al centro di questo volume, di questa opera, ovvero La spada di Manfredi, ed è l'ultima opera del giornalista e scrittore Francesco Nobile, oggi qui con noi. Buongiorno. Dunque, entriamo proprio nel vivo di La spada di Manfredi, un viaggio nella figura prediletta, no? Del figlio di Federico II di Svevia. Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito. Parliamo di un romanzo storico, quindi laddove la narrazione va a ricoprire, va a colmare quelli che sono dei buchi all'interno di una storia che invece noi conosciamo tutti. Ha inquadrato effettivamente quello che è il contesto, cioè il regno di Sicilia, e Manfredi è il figlio di un grande re, di un grandissimo imperatore che è Federico II. A Piazza Plebiscito c'è una nicchia con la statua di Federico II che ci sta a ricordare quanto fosse un grande precursore dei tempi e un innovatore. Ma Manfredi chi è? Manfredi è uno dei tanti figli di Federico II, non è chiamato a una logica di governo, almeno all'inizio, diventa re un po' per caso. E allo stesso tempo però deve imprimere una svolta importante all'interno del Regno di Sicilia, perché il Regno di Sicilia è preso in una morsa, che è quella praticamente tra l'innovazione laica che aveva iniziato suo padre Federico e il potere papale che invece vira da un'altra parte. Siamo in un'epoca di crociate, di laceranti conflitti, e Manfredi metterà, come dire, darà un contributo importantissimo per il Sud. Esatto, una figura cruciale che ha inciso, no, per il nostro meridione e per il nostro Sud, però effettivamente c'è stato l'inaspettato. Manfredi non si aspettava, ecco, l'arduo compito che poi si è trovato a rivestire, ma soprattutto essere figlio di un grande, no, straordinario visionario qual era Federico II, che cosa ha comportato per lui, ma soprattutto, se vogliamo, però col senno di poi, Manfredi è riuscito a superare anche un po' il padre. Quindi cos'è, secondo i tuoi occhi, il tuo punto di vista, che ha reso poi così grande Manfredi nella nostra epoca storica, ma soprattutto nel nostro Sud? Perché è stato così importante? Allora, sicuramente Manfredi è un po' schiacciato dalla figura paterna, diciamoci la verità, nel senso che Federico II ha lasciato tantissimo a partire dall'università, esatto, i castelli di cui è disseminato il nostro Sud, però allo stesso tempo tutti riconoscevano in Manfredi il figlio di cotanto padre, cioè era effettivamente, gli somigliava, non tanto fisicamente perché probabilmente aveva preso dalla madre. Lo descrivono come molto bello, lo stesso Dante lo descrive come biondo era e bello di gentile aspetto, e allo stesso tempo però aveva quelle, come dire, attenzione particolare al mondo della cultura che facevano parte principalmente della logica di governo di Federico II. Lui è, come dire, prosegue lungo il solco scavato da Federico, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione all'interno del Sud dei suoi vari popoli. Il Mezzogiorno di fatto era una realtà politica che esisteva da un centinaio di anni ed era ancora in via di definizione. Per dirne una, in Sicilia c'erano delle grandi numeri importanti per quanto riguarda la popolazione araba, c'erano importanti comunità greche, ebraiche, bizantine. La difficoltà, ma anche la sfida per Manfredi era quella di tenere tutto insieme e dare unità. Unità all'impero. Tra l'altro, quello che è bello è che, ecco, il Federico II di Svevia e Manfredi rappresentano storicamente un punto di riferimento importante proprio per la conoscenza della nostra storia, perché c'è un prima con Federico e poi c'è un dopo con Manfredi, che per l'appunto ha quest'ottica di integrazione, di riunione dei vari popoli, che ben viene tra l'altro menzionata e palesata nel tuo lavoro, perché è anche un vademecum di tutte le perle, no, del Sud e di tutte le presenze anche di origine normanna e bizantina che la nostra Napoli ancora oggi risente dal punto di vista del proprio patrimonio culturale, storico e archeologico.
Allora, vorrei dare due elementi. Il primo è che all'interno del libro sicuramente i capitoli sono divisi, si tratta come di un viaggio in cui vado a toccare tante città del sud in cui è ancora forte la presenza sia di Federico che di Manfredi, Melfi, Lago Pesole, Trani, la stessa Napoli, Palermo e così via. E poi c'è un elemento ulteriore, la voce narrante del libro è quella di Dante. Dante è uno dei personaggi, fa parte della cornice letteraria del libro ed è importante perché con Federico e con Manfredi noi siamo agli inizi di quello che è Di quella che praticamente poi è il l'epoca percorso medievale, di quindi con Plutarco. Dante che fa da collante. Insomma, La spada di Manfredi è un'opera davvero imperdibile, grazie allo scrittore Francesco Nobile per avercela raccontata. Complimenti.